Aspetta che ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. Ah, ragazzi, oh, ma voi qua state. La cosa che volevo dirvi oggi è che dovete stare attenti. Non con il legnetto da rabdomante. Il consiglio che vi do è, se volete fare SEO attraverso le news, è di aprire alert. Google Alert, monitorando una chiave di vostro interesse, vi fa arrivare direttamente nella casella della posta tutte le informazioni più interessanti dai giornali più trust. Che succede? Vi parlo di ambiguità semantica. Immaginate una chiave stampa digitale. Stampa digitale significa per la maggior parte degli utenti e quindi per Google, che traduce dal CTR, l'atto dello stampare mediante tecnologie digitali. Va bene, a posto. Cos'altro potrebbe significare stampa digitale? Per esempio, potrebbe essere riferito all'editoria online. Un giornale che non esce cartaceo, ma esce soltanto web, diventa stampa digitale. Ciò non toglie che comunque il significato assunto da Google, perché è quello più condiviso, è l'atto dello stampare. Va bene, a posto. Se domani mattina tutti i giornali titolassero di un evento sull'editoria online che si chiama Stampa Digitale, le nuove frontiere dell'editoria online, avremmo un leggero spostamento di attenzione, nel senso che per Google stampa digitale continua a voler dire quello che significa, cioè l'atto dello stampare con tecnologie digitali, ma significa un po' di più rispetto a prima anche editoria online. A quel punto, se state promuovendo un sito che si occupa di stampa digitale, potreste scrivere un articolo su questo evento e in qualche modo cercare di riportarlo al succo, cioè ai prodotti che vendete. In questo caso è chiaro che si sta giocando un po' sul fatto che Google non riesca ad associare immediatamente una parola chiave a un'entità precisa. Se siete bravi a fare questo sul vostro sito, potreste riuscire a far credere a Google che tutti i principali giornali italiani che hanno titolato su quell'argomento stanno parlando di voi. Ora, vi è mai capitato di trovarvi in una situazione del genere? A me sì, in più di un'occasione, e i risultati sono sconvolgenti. Chiaramente non si può fare a comando, dovete aspettare che arrivi la news giusta e che sia fortemente condivisa. Se avete riscontri del genere, fatemelo sapere, come al solito, con un commento qui sotto. Io intanto continuo a cercare. Lo sento. Lo sento. Hai preso? Lo prendi? Che cosa? Stai registrando? Ah, lo sai? Ah. Rifacciamo un attimo la prova.